Gesù nel Vangelo di questa quinta domenica di Pasqua dice ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore». Egli conosce molto bene l'umanità dei suoi, anzi, con l'incarnazione l'ha assunta per poi redimerla. Loro sono molto turbati, non tanto perché Gesù aveva detto che doveva andare dal Padre suo, ma perché erano convinti che sarebbero stati abbandonati e che avrebbero perso definitivamente il loro unico maestro e migliore amico. Quindi erano tentati di perdere ogni loro speranza e di conseguenza provarono un turbamento fortissimo. Gesù li conosce, li comprende e li consola. Non solo li esorta a non turbarsi, magari chiedendo loro di fare uno sforzo psicologico sovrumano, ma ne indica anche l'unico vero rimedio. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Credere fortemente non solo nell'esistenza di Dio, ma soprattutto nella sua bontà, infatti, li aiuterebbe ad evitare o a superare ogni tipo di turbamento interiore, anche forte. Inoltre Gesù dà delle motivazioni forti per credere eppure tanti aiuti efficaci, rasserenando i suoi amici. Innanzitutto Gesù dice che andrà nella casa del Padre, che è un luogo bellissimo. Poi dice anche che andrà lì proprio per preparare per loro un posto, affinché dove sarà lui saranno anche loro. Poi li conforta ulteriormente dicendo che sarebbe rimasto con loro comunque, pur partendo verso il Padre, e questo fino alla fine del mondo. In generale si può dire che Gesù nel suo discorso di addio parla della sua partenza in modo incoraggiante, non solo promettendo di ricordarsi dei suoi discepoli, ma anche annunciando la venuta del suo onnipotente spirito di amore che agirà realmente e con forza in sua assenza. Ma poiché l'addio è comunque umanamente traumatico, ecco che Gesù deve insistentemente rassicurare i suoi e dare loro delle spiegazioni. Lo fa anzitutto dicendo loro che dove egli va troveranno rifugio e poi dimora eterna anche i suoi. Così il suo triste discorso di addio diventa un gioioso discorso di arrivederci. Gesù non fornisce dettagli, ma spiega che quel rifugio non è anzitutto un luogo, ma una relazione. La casa del Padre di cui parla Gesù non è un edificio. Per noi, come per loro, andare alla casa del Padre significa raggiungere l'unione piena e permanente con Lui attraverso Gesù. La partenza di Gesù, perciò, non deve rattristare i discepoli, ma rallegrarli, perché viene loro offerta la consolante possibilità dell'intima comunione con il Padre. Nel Vangelo di oggi vi è anche una delle più belle forme di autorivelazione di Gesù, quella in cui dice di sé di essere via, verità e vita, cioè la strada, il sentiero, il cammino per poter finalmente vedere il Padre. Vedere Dio è il più grande desiderio di ogni uomo. La richiesta che ascoltiamo rivolgere da Filippo a Gesù altro non è che l'esplicitazione di questa domanda profonda, presente in ogni cuore: mostraci il Padre. Una volta visto il Padre, ci basta, diceva Filippo, come a dire: che cos'altro dobbiamo attenderci della vita? In fondo Filippo ha ragione, perché l'unica cosa che conta è capire il senso ultimo di tutti gli avvenimenti, comprendere il motivo vero di fondo di ogni vita umana, sapere qual è la causa prima e il fine ultimo di tutte le cose che esistono e cosa riempie di significato anche le faccende più assurde e dolorose della nostra vita personale e dell'intera storia umana. Per Gesù il segreto era il suo Padre. Allo stesso modo anche per noi il suo e nostro Padre può e deve diventare, per poi rimanere per sempre, il nostro più intimo segreto e alla fine l'ultima risposta definitiva a tutte le nostre domande. Già Mosè e tanti altri volevano vedere il volto di Dio. Il Signore rispondeva al suo profeta, ma senza poter soddisfare
quanto gli chiedeva, dicendogli: «Tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo. Il mio volto non lo si può vedere». La novità di Gesù sta nella sua risposta inaspettata, data a Filippo: «Chi ha visto me ha visto il Padre». Lo stesso concetto si ritrova in modo simile in uno scritto paolino. Gesù Cristo è icona, cioè immagine del Dio invisibile. Il Padre resta nel segreto e rimane un mistero, anche se questo mistero in Gesù è stato pienamente rivelato. Il Padre non si mostrerà finché non saremo simili a Lui, quando lo vedremo come Egli è. Gesù invece si è già fatto vedere dagli uomini. Chi incontra Gesù fa esperienza dell'amore del Padre. Gesù non porta semplicemente informazioni teologicamente corrette. Lui stesso è il messaggio del Padre, e solo chi entra in relazione con la sua persona può entrare anche in rapporto con il Padre. Da qui si spiega l'insostituibile attaccamento di noi cattolici ai sacramenti. Infatti essi non sono spiegazione teorica o astratta, ma esperienza concreta di Dio. A partire dai sacramenti possiamo entrare in rapporto con Gesù stesso e attraverso di Lui con il Padre. Quindi fiducia, gioia e coraggio. Gesù è veramente la via che realmente conduce al Padre. Questo Padre adesso sta nel segreto, alla fine però lo vedremo così come Egli è, ed Egli sarà finalmente tutto in tutti. Alleluia.